Buongiorno e bentornati a Iulo, l'arte per l'arte. Oggi parleremo in particolare dell'arte informale. Pensate che quest'arte, che si sviluppa soprattutto nel secondo dopoguerra, verso la fine degli anni 40, anni 50, racchiude tutta una serie di manifestazioni, di espressioni di carattere differente che prendono poi ciascuna nomi anche diversi e si diffondono un po' ovunque. Arte informale è il termine in italiano più diffuso, quello che poi alla fine è stato scelto anche un po' come guida, no? Nei testi di storia dell'arte, e vorrebbe poi dire opere che non hanno più forma, cioè una forma che faceva parte di quello che era il mondo sensibile, il mondo della realtà intorno a noi, che ha deluso in seguito al secondo conflitto mondiale, pertanto le forme della realtà sensibile avevano perso, no, quel senso di confidenza che davano all'uomo, no? E coraggio in quello che era il progresso, e avevano deluso perché probabilmente erano frutto della ragione che aveva portato in qualche modo fallimento stesso, no? Di quelli che erano gli eventi che avevano fatto progredire l'uomo fino a quel tempo. Si collega questo pensiero un po' a quella che era l'idea anche dei dadaisti, no? Sapete che i dadaisti dicevano durante la Prima Guerra Mondiale, la definivano una carneficina. O un cumulo proprio di carne putrefatta che era stato frutto di quello che era stato il progredire della ragione umana dall'illuminismo in avanti, che aveva poi portato solo a un conflitto. Per questo avevano coniato questo termine nonsense dada. In questo caso si parla di caratteristiche che nascono dalla stessa fonte, un altro conflitto mondiale più cruento ancora. Anche se, insomma, la Grande Guerra lasciava un ricordo tutt'altro che indifferente, ma questa volta è la forma proprio che non ha più una sua precisa dimensione, precisi confini, diventa tutto informale, una forma che viene annientata. Ecco, gli artisti che in Italia esprimono meglio questo senso delle cose sono ad esempio Alberto Burri e Lucio Fontana, ne nominiamo due fra i tanti. Ecco, Alberto Burri è un artista che diventerà molto importante, molto valutato, era un medico che si arruolerà nell'esercito, divenne un tenente militare, divenne anche nel tempo poi un artista, anzi si interessò proprio all'arte a partire da quello che fu un internamento che lui ebbe in un campo di concentramento nel Texas. E da quel momento cominciò a operare nella creatività. Diventerà il riferimento per quella che l'arte cosiddetta materica, cioè fatta la forma, l'espressione creativa dalla materia, cioè non è più
la forma che viene in qualche modo richiama, no? Un materiale nel quale deve in qualche modo prendere vita, ma è la materia stessa che diventa arte. Una serie di opere, no, di Burri, la serie più importante, no? Perché poi lui si esprimerà con tanti materiali differenti, addirittura i catrame, oggetti assolutamente, tra l'altro, fatti di materiali come lamine, che erano però stati in qualche modo attaccati, no, dalle muffe, oppure anche carbonizzati, alcuni sporchi, incatramati. Andrà a cercare in questi materia del quale sono composti questi resti che lui ritrova, come ad esempio i sacchi, i famosi sacchi di Alberto Burri, andrà a cercare la storia dell'uomo. E proprio questa serialità, tra cui uno dei più noti, se non il più noto, Sacco e Rosso, lui proprio farà sì di cucire sulla tela o unire alla tela questi lembi di sacchi di juta che raccontano in quella che è il loro decadimento la storia dell'uomo, e la materia diventa a quel punto forma e arte. Ecco, vi è un altro artista noto per i tagli nelle tele, si chiama Lucio Fontana e presenta nelle sue tele, che sono completamente dipinte con colori molto vivi, come forti azzurri, rossi, ecco, dei tagli netti. Ecco, questo sorprende perché uno sembra quasi che si trovi davanti a una tela che è stata prima generata e poi in qualche modo attaccata dall'uomo stesso, che ne ha inferto dei tagli decisi, perché nel caso di Lucio Fontana dobbiamo parlare di tagli decisi, quasi come getti di colore decisi. Ecco, questo è lo spazialismo. Fontana è uno degli esponenti dello spazialismo. E cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto tutto, no, quello che è il gesto artistico, materico, quello che è il suono, quello che è l'ambiente intorno, si congloba nel creare e nel assorbire l'opera d'arte, entrandoci, uscendoci e generandola. Ecco. Questo per dirlo in parole povere, quindi queste tele che vengono tagliate fanno entrare e uscire lo spazio e inglobano la creatività dell'uomo, la forma artistica. Ecco, arriviamo a un esponente fondamentale dell'arte informale, in questo momento però definita espressione astratta o espressionismo astratto o gestuale, meglio ancora action painting. Stiamo parlando di Jackson Pollock. Ecco, Jackson Pollock, autore di enormi tele, lui farà, il padre era un agrimensore, quindi lui crescerà un po' in questo ambiente, no, della campagna, accompagnando il padre, no, quando era ancora giovane, in quelle che erano i propri rilievi, conoscerà anche l'ambiente dei nativi d'America, e quindi la cosiddetta sand painting, e cioè creazione pittorica con la sabbia enorme. No, queste rappresentazioni. Questo lo ispirerà, verrà ispirato anche da Siqueiros nei suoi propri murales, e a un certo punto deciderà di realizzare grandi tele. Ecco, nella sua abitazione aveva uno spazio ampio, tra l'altro sarà la famosa Peggy Guggenheim a aiutare Jackson Pollock e sua moglie per comprare questo spazio, no?
abitativo che aveva attaccato un piccolo fienile dove lui poteva distendersi con le proprie tele, metterle a parete, però Jackson Pollock amava più avere la tela distesa a terra, enorme, girarci intorno e con l'effetto del dripping, e cioè il getto del colore, no? In maniera casuale, in maniera espressiva, lui creava questa superficie totalmente ricoperta di questo oggetto. Molte volte decideva di attaccare alla volta una corda e un secchiello praticamente di colore, veniva bucato e veniva fatto oscillare in maniera da creare proprio dei percorsi di colore sopra magari uno spugnato che aveva dato inizialmente. Ecco, l'action painting è questa, cioè è un'espressività data da un'azione. Lui ci girando intorno a queste tele, c'è addirittura la testimonianza di un fotografo che andò lì, no? Il suo assistente per fare un servizio, no? Sull'arte di Pollock e restò sorpreso perché dopo mezz'ora e più di riprese, innanzitutto quando arrivò lui disse: "Ho già finito l'opera", mentre l'accordo era quello che questo fotografo avrebbe dovuto seguire il lavoro fin dall'inizio per capire questa espressività di Pollock. Poi si rimise, racconta questo fotografo, intorno Pollock a questa tela che stava sul pavimento e con gesti continui, sembrava quasi ballasse, si isolò da tutto il resto, quasi come se queste persone lì non ci fossero. Questa è la testimonianza di questo reporter e creerà questa tela immensa. Sarà Peggy Guggenheim, no? La grande collezionista d'arte, che a un certo punto deciderà di incaricare Pollock. Lei si separò da Max Ernst, questo artista tedesco che aiutò proprio Peggy Guggenheim a fuggire dall'Europa. Si innamorarono, si sposarono, chiedo scusa, ma successivamente la stessa Peggy Guggenheim, quando si separerà da Max Ernst, deciderà di comprare un appartamento in New York e al piano terra chiese a Jackson Pollock di realizzare lei partì pensando a un murales, poi diventò una grande tela che aveva le dimensioni proprio di un murales. Perché fu proprio Max Ernst a dirle: "Guarda che se tu ti fai realizzare un murales, poi dopo non te lo puoi portare via." Ecco, e quindi lei decise poi di far realizzare una grande tela proprio da Jackson Pollock. Fu anche la fortuna di Pollock conoscere Peggy Guggenheim. Diventò un artista molto affermato, lo vediamo in queste sue opere meravigliose. La Number 5, ad esempio, è stata valutata 140 milioni addirittura di dollari, quindi insomma, una cifra esorbitante che venne superata solo da giocatori di carte di Cézanne. Ecco, Jackson Pollock diventerà l'esponente proprio di questa action painting, il più significativo di questo espressionismo astratto. Purtroppo questo meraviglioso artista che cambiò l'arte in senso generale, no? L'artista delle grandi tele con Rothko, quello che a un certo punto abbatterà anche i confini tra cornice e tela, questa immensa estensione di colori, metri e metri di colore, farà sì che l'arte moderna si trasformi e porterà avanti
proprio in quella che era la motivazione dell'esistenza dell'arte informale, cioè annientare una forma realista, in questo caso se entriamo nell'astrattismo, ma espressionista, perché questi gesti erano gesti che dove Pollock coinvolgeva non solo l'interiorità pure semplice, restando immobile, ma tutto il corpo in un'espressività gestuale, rivoluzioneranno completamente la visione dell'arte. E purtroppo però a 44 anni questo artista morirà in un incidente automobilistico sulla sua rossa Spider che si poté permettere proprio perché era diventato un astro nascente dell'arte. L'espressionismo astratto e tutta l'arte informale, ma in particolare questa action painting americana, verrà messa a confronto da lì a poco, negli anni 50-60 io direi, dalla pop art, dove si cercherà di ritrovare la forma sotto dimensioni però di quella che era una società consumistica, una società popolare, di prodotti popolari, di prodotti conosciuti che avrebbero trasformato l'occhio di chiunque si sarebbe interessato da lì in avanti di quella che era l'estetica dell'arte figurativa. Io vi ringrazio molto per la vostra cortese attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento di Iulo, l'arte per l'arte, dove parleremo proprio della pop art e di un grande artista quale è stato simbolo dell'America come Andy Warhol. Grazie e buona giornata da Marino Ferraris.